brigata Sassari, il vice comandante del primo reggimento corazzato, reparto di formazione su due blocchi guidati dal capitano Cadoni e dal tenente De Mauro. Inquadrati a lato il nucleo natanti del primo reggimento corazzato, una rappresentanza del nucleo iniziale di formazione del nuovo progetto SIAT ed un plotone di rappresentanza del terzo reggimento bersaglieri. Il tenente colonnello Orazio Secchi, vice comandante del primo reggimento corazzato, rende gli onori al comandante del primo reggimento corazzato, colonnello Sandro Branca, che assume il comando dello schieramento.
Il colonnello Sandro Branca rende gli onori al vice comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna, generale di brigata Giovannini, che accompagnato dal colonnello Giuseppe Bautone, prossimo comandante del primo reggimento corazzato, passerà in rassegna i reparti. Primo reggimento, attenti! A destra.
Assuna, Dio della potenza, esalta nella tua gloria il valore dei nostri caduti, tempra i nostri cuori e rendili più forti dell'acciaio che corazza i nostri carri. Dio della pace e della bontà, benedici la nostra patria, le nostre case, i nostri cari. Primo reggimento, riposo! Primo reggimento, attenti! Presenta! A me lo stendardo! Celebriamo oggi alla presenza del signor generale vice comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna, delle autorità civili e militari, degli amici e familiari la nostra festa di corpo, coincidente con la cessione del comando dell'unità al colonnello Giuseppe Mautone. Il nostro reggimento nasce a Vercelli nel 1936. Riceve il battesimo di fuoco in Alta Val di Ripaglia nel 1940 e quindi partecipa eroicamente alle operazioni di Ermel Kili, Solum e Tobruk in Africa settentrionale. Finita la guerra venne ricostituito nel 1948 e trasferito prima a Roma, quindi a Laviano ed infine a Capo Teulada, dove nel 1959 assunse la denominazione di Centro Addestramento per Unità Corazzate, per trasformarsi successivamente in Primo Reggimento Corazzato. Oggi il Primo Reggimento Corazzato è un'unità moderna e dinamica, in costante trasformazione, capace di raggiungere tutti gli obiettivi che gli sono stati assegnati dallo Stato Maggiore dell'Esercito. In questo mi piace ricordare le chiare parole del Capo di Stato Maggiore che, ribadendo la centralità del Primo Reggimento Corazzato, lo ha definito come un'unità meritevole di incondizionato apprezzamento per la qualità del lavoro svolto, indispensabile per tutto l'Esercito italiano. Unità alla quale sono stati assegnati i compiti principali di comando della caserma Pisano, della gestione del più importante poligono dell'Esercito e per il supporto di unità operative della Forza Armata che nell'area addestrativa affinano la consolidata capacità operativa prima di essere immessi in zona di operazione. Per il sostegno delle attività di caserma mi è d'obbligo ringraziare il 3° Reggimento Bersaglieri e il loro comandante, il mio amico colonnello bersagliere Corrado Carlini, con il quale ho condiviso per 2 anni scelte, dubbi e preoccupazioni, ma anche tante gioie e risate. Grazie a tutto il glorioso 3° Bersaglieri, che inquadrato nella Brigata Sassari, costituisce la pregiata componente operativa della caserma Pisano. Ma, alla scadenza della mia attività di comando, corre l'obbligo soffermarmi sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sui traguardi che ancora attendono il reggimento. Non mi stanco di ribadire che la condivisione degli obiettivi
è stato il principale faro che ha guidato la mia azione di comando e in quest'ottica ho cercato di migliorare i rapporti tra le comunità militari e quella civile dei paesi circostanti, con particolare riferimento a Piulada e Sant'Anna Arezzo. In questo posso affermare, senza paura di essere smentito, di aver trovato nei sindaci Daniele Serra e Paolo Dessin amministratori capaci, consapevoli del mandato loro assegnato dai propri cittadini, punto di sintesi intelligente delle richieste delle comunità, capaci di individuare, al di là delle rispettive posizioni, percorsi di condivisa convergenza per il bene comune. Oggi non mi addentrerò in sterili polemiche, sono anche facili. Io oggi voglio parlare di sostanza, voglio parlare di risultati, risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Parlo di 20.000 uomini e donne che annualmente si sono addestrate nel poligono validando le loro capacità operative prima di essere proiettati all'estero nelle operazioni di pace. Ma parlo anche di 19 milioni di euro riversati annualmente nel territorio. Parlo di 116 aziende esterne coinvolte nei lavori della fornitura a favore della caserma. Pago di 982 buste paghe dei dipendenti dell'amministrazione difesa, che pongono di diritto la base militare di Capo Piulada prima tra le aziende succitane, capace di far muovere da sola una consistente parte dell'economia locale. Posso orgogliosamente dire che il confronto di idee, soprattutto con la giovane e dinamica amministrazione di Piulada, oggi presente con una forte rappresentanza all'interno dei previsti contesti istituzionali riconosciuti, ha portato a risultati assolutamente tangibili. Parliamo di COUSO e di protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa che rende disponibile un bus pesante per accompagnare i bambini di Piulada alla piscina di Nurgis. Protocollo che prevede la concessione di parte dello stabilimento balneare dell'esercito per la colonia estiva dei bambini di Piulada. E ancora i protocolli che offrono la possibilità al comune di Piulada di gestire nel periodo estivo le zone di sabbie bianche, parte delle spiagge di Porto Tramazio e di Sottigeto e i parcheggi annessi con le comprensibili ricadute economiche e occupazionali. E ancora protocollo per la fornitura di acqua potabile alla località di Portopino, protocollo per il co-uso per l'esercizio del pascolo di 2.000 ettari di poligono e altro, e altro, e altro ancora. E a questo punto non posso fare a meno di ricordare quanta sia l'attenzione che il primo reggimento rivolge al rispetto della tutela ambientale. È un'applicazione di rigidi protocolli per la sua salvaguardia. È un nostro vanto. È il perno tangibile attorno al quale ruota la nostra professionalità, ma è anche il segno dell'amore verso la nostra terra e il rispetto verso il nostro personale. Nello specifico campo, infatti, il Reggimento ha messo in atto un complesso piano dal quale discendono procedure e azioni concrete che hanno lo scopo di assicurare un'imprescindibile tutela ambientale finalizzato alla salute degli operatori, dell'ambiente e dei cittadini. Il piano è denominato appunto Piano per la tutela ambientale e prevede l'assoluto, e dico assoluto, divieto di impiegare qualsiasi tipo di munizionamento che dalle specifiche risultanze di analisi chimiche risultano non dannoso né per l'uomo e né per l'ambiente. Per questo, quando alcune strumentali campagne ci hanno messo nell'angolo accusandoci di prefabotismo, pur sentendoci umiliati nell'orgoglio di professionisti, militari e cittadini, non ci siamo scomposti, ma vi assicuro abbiamo sofferto in silenzio, come nostro costume. E come nostro costume, sempre senza grandi proclami, il 25 agosto, in aderenza ad un piano concettuale condiviso con gli organi civili di supporto alla magistratura, abbiamo iniziato un piano di intervento ambientale nella zona attualmente interdetta del poligono di Capo Piulada, con l'apertura di corridoi allo scopo di consentire prima il campionamento del terreno e quindi l'attività di bonifica dello stesso. Tante altre cose vorrei dire ora,
a voi uomini e donne del reggimento, ma oggi è la nostra festa e non può essere rovinata da contrapposizioni ideologiche con chi che sia, ma voi conoscete perfettamente il mio pensiero, come sapete chiaramente che mi sono sentito sin da subito il primo del reggimento e mai l'ultimo dei superiori. La vostra passione mi ha dato il coraggio di farmi affrontare con audacia questa stupenda avventura. Mi avete dato il coraggio quando ho letto nei vostri occhi la determinazione di combattere per difendere il nostro onore quando ingiustamente attaccati. Ho lottato con tutte le mie forze e nella polvere della carica voi eravate al mio fianco. Quando ho avuto bisogno di voi nelle giornate festive a tarda ora e quando di notte vi ho chiesto di raggiungervi e di abbandonare le vostre comode case, non c'è stata esitazione alcuna e mi avete sempre risposto: comandante, noi ci siamo, comandante, noi siamo e saremo al suo fianco. Non c'è stato un giorno del mio comando che mi avete fatto sentire solo, non un giorno che non siate stati pronti a sguainare la sciabola per galoppare con me staffa a staffa alla conquista della collina. Caro Giuseppe, ti consegno un reggimento che è un'importante e trainante realtà operativa, economica, ma anche morale del territorio. Un reggimento che è reso disponibile a favore delle comunità locali, territori, spiagge, uomini e mezzi. Un reggimento che ha partecipato fattivamente alle manifestazioni fieristiche e promozionali organizzate dai comuni dell'area sulcitana. Ha organizzato convegni, ha organizzato conferenze culturali mirate a sensibilizzare il personale militare e civile su problematiche sociali di ampio respiro. La caserma Pisano è per il secondo anno di fila primo come ente donatore di sangue, primo come ente disponibile alla donazione di organi. Ed infine abbiamo ospitato scolaresche e associazioni Onlus, facendoci conoscere, consentendo al personale, a persone meno fortunate, di trascorrere con noi momenti di serena giovialità. Giuseppe, il futuro del reggimento è nelle tue mani, ha un nome, si chiama Progetto SIAT, Sistema Integrato dell'Addestramento Terrestre. È un progetto ambizioso di sviluppo tecnologico dell'addestramento, che parimenti a quanto già nato nelle principali realtà occidentali, vedrà la costituzione di un integrato sistema di addestramento, dove la simulazione computerizzata e informatizzata porterà, oltre ad un migliore e più realistico addestramento delle unità operative, a una ricaduta economica dell'area sulcitana in termini di investimenti, tecnologia, infrastrutture e, perché no, occupazione. Concludo il mio intervento con l'orgoglio e la pienezza del comandante che ha dato tutte le sue migliori energie e che vuole, ancora una volta, sottolineare ed esaltare la generosità dei suoi collaboratori, che giornalmente hanno lavorato con la serena consapevolezza di essere nel giusto, eppure senza clamori, lontano dai riflettori, guidati solo dal prestigioso orgoglio di poter servire e onorare ogni giorno il nostro stendardo, simbolo della nostra patria, rivolgendo costantemente un pensiero riverente ai nostri colleghi ed amici caduti in teatri lontani che hanno donato le loro giovani vite perché tutti noi potessimo vivere in un mondo più libero e più giusto. Grazie a voi, uomini e donne del reggimento, che avete compreso l'importanza del gravoso compito che ci è stato assegnato e che ancora oggi, nel mio ultimo momento di comando, mi date la forza di gridare: viva l'Italia, viva l'esercito, viva il primo reggimento corazzato. Del primo reggimento corazzato.
desidero innanzitutto porre un sentito e grato benvenuto a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito. Autorità civili, religiose e militari più convenute, la cui presenza è dimostrazione chiara e tangibile di attenzione e di rispetto. I rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, che continuano ad offrire concreta e vitale testimonianza dei valori spirituali propri del mondo militare nell'operosa e vitale società locale. I nostri familiari che ci seguono e ci sostengono con pazienza ed affetto. A voi tutti il mio più sincero e grato benvenuto. Un saluto particolare mi sia ancora consentito rivolgere alla cittadinanza di Teulada e Sant'Anna e di tutte quelle dell'area succitana che ci ospitano e ci sostengono giornalmente. Mi inchino referente allo stendardo del primo reggimento corazzato e rivolgo un commosso pensiero a tutti coloro che sono caduti per il nostro tricolore. Consentitemi in particolare di rivolgere un deferente saluto alla medaglia d'oro al valore maggiore Giuseppe La Rosa del terzo reggimento bersaglieri, che poco più di un anno fa perdeva la vita in Afghanistan. È difficile definire lo stato d'animo con cui stiamo affrontando la giornata odierna. La mente, da una parte, tende a focalizzarsi nella rievocazione delle tante straordinarie prove di coraggio e di testimonianza di umanità, civiltà e volontà di rinascita di cui il nostro reggimento si è in passato reso per loro vista. Dall'altra, l'odierno passaggio di testimoni per i due comandanti che richiama inesorabilmente alla realtà. Un'attualità, un presente che vede il nostro reggimento sempre più impegnato, da un lato, a sostenere quotidianamente l'unità in addestramento per acquisire la necessaria sicurezza, per affrontare nel migliore dei modi gli impegni e diversi teatri operativi, dall'altro, a svolgere il ruolo di attore principale per lo sviluppo delle attività e di progetti futuri che, per la loro portata in termini di investimenti economici, possibilità occupazionali, con indubbie e conseguenti ricadute positive sul territorio, fanno del poligono di Capo Teulada un elemento strategico per la Forza Armata Esercito. Ma tutte queste aspettative non sarebbero state possibili neppure immaginate se non ci fosse stato, in particolar modo durante il tuo periodo, Sandro, uno sforzo notevole verso l'integrazione completa nel tessuto sociale di questo territorio, il Sulcis, che ci ha accolto e ci ha fatto crescere. Il futuro è quindi nelle nostre mani, rappresentate tutti voi, una risorsa ineluttabile non solo per l'esercito, ma per tutta la comunità locale. Oggi, caro Sandro, è il momento di rilancio e c'è di testimone di un periodo sicuramente intenso, un periodo che fino a ieri ti ha visto primatore su molteplici fronti, alcuni dei quali certamente non facili da affrontare. Grazie alla tua perspicacia, lealtà verso le istituzioni, alla tua coscienza e alla piena consapevolezza delle tue responsabilità, degli oneri che hai dei propri onori, hai affrontato il ruolo di comandante, il più esaltante ma anche il più difficile, con serenità, infondendo nei tuoi collaboratori quella necessaria sicurezza. Sei stato il loro leader indiscusso e le dimostrazioni di affetto di oggi e di questi giorni ne sono segno tangibile e indelebile. I sentimenti che stanno albergando nel tuo cuore non li dimenticherai mai. Purtroppo tra pochi minuti una brevissima formula e tutto ciò apparterà ai ricordi, ai tuoi ricordi più belli e intimi, perché accompagnato dalla certezza e dall'orgoglio di aver fatto fino in fondo il proprio dovere, a suggello del giuramento prestato e non di me, di aver condiviso questa esperienza con i tuoi, per me, i nostri, splendidi ragazzi. Bravissimo Sandro, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. A voi del terzo bersaglieri, l'indirizzo era indirizzato al nostro comandante, che purtroppo oggi è assente e non posso salutare. Un grazie sincero per tutto quello che hai fatto e che avete fatto per noi, nei momenti belli e brutti. Siete stati dei veri fratelli, con lo spirito e la schiettezza d'animo che sono i gloriosi e inimitabili bersaglieri hanno. Grazie di tutto. E per finire a te, Giuseppe, non perché è meno importante, ma solo perché sei in rete, odierno, del testimone del comando. Un in bocca al lupo sincero, cosciente delle sfide e degli onerosi impegni che ti e ci aspettano. Il futuro è nelle tue mani, ma sono certo che non sarai solo. Sei circondato da splendidi professionisti che, pur lontani dai riflettori, continueranno a lavorare in silenzio, ben consci del loro valore, con un unico scopo: dare ogni giorno il meglio di loro stessi per la sicurezza dei colleghi, della collettività e per il bene più alto della Forza Armata. È con questo spirito che quest'anno, certamente in maniera molto sobria,
siamo coerenti ai momenti di difficoltà in cui il Paese sta vivendo. Ci auguriamo che questo duplice momento possa essere ulteriore occasione di incontro tra le comunità locali, i cittadini e le riforme, uniti nello sforzo comune di servire al meglio la nostra amata patria. Viva il primo reggimento corazzato, viva l'esercito e l'unità. Reggimento, attenti, presenta, ufficiali, sottufficiali, graduati, carabinieri e soldati, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il colonnello Giuseppe Mautone quale comandante del primo reggimento corazzato. Importanti riconoscimenti attribuiti al personale dipendente da parte del generale vice comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna, generale di brigata Gianluca Giovannini. Tenente colonnello Luciano Mogni, encomio semplice con la seguente motivazione. Ufficiale superiore di spicco, assolve con assoluta efficacia l'incarico di capo ufficio centrale poligono, attuando un'encomiabile attività di coordinamento e gestione del poligono militare di Capo Teulada. In particolare, è risultato estremamente qualificante e determinante il suo contributo nelle attività volte al monitoraggio ambientale, nonché a quelle di caratterizzazione di alcune aree del poligono. A tutto ciò, corre doveroso evidenziare anche lo sforzo prodotto al fine di assicurare la perfetta condotta dell'esercitazione Trial Life Tegula 2014, finalizzata alla sperimentazione dei materiali di simulazione dell'ambito del progetto SIA, tanto da ottenere il plauso delle autorità civili e militari intervenute. Capitano Stefano Pittia, encomio semplice con la seguente motivazione. Giovane ufficiale di spicco, assolve con assoluta efficacia l'incarico di capo ufficio amministrazione, attuando un'encomiabile attività di coordinamento e controllo del complesso apparato amministrativo dell'ente. In particolare, è risultato estremamente qualificante e determinante la sua attività nel monitoraggio della spesa, nella supervisione contabile dei capitoli, ma soprattutto, assolutamente premiante, è stata la predisposizione di strumenti di gara per obiettivi che hanno consentito al reggimento di ottenere servizi adeguati, nonostante le scarse risorse disponibili, tanto da ottenere il plauso dell'ufficiale ispettore. Primo maresciallo luogotenente Mauro Piredda, encomio semplice con la seguente motivazione. Primo maresciallo luogotenente, la rivisitazione delle organizzazioni della sicurezza interna e durante il monitoraggio e l'analisi delle recenti attività antimilitariste che hanno indirizzato la loro azione mediatica contro presenza militare a Capo Teulada. In tale specifica attività è riuscito, operando con assoluta serenità e scevro da ogni condizionamento, ad analizzare tutti gli elementi informativi in suo possesso, fornendo al comandante di reggimento importantissime indicazioni circa le attività pianificate da tali gruppi. Massimo Tundo, encomio semplice con la seguente motivazione. Maresciallo capo di spicco per doti intrinseche e pregevoli qualità professionali,
assolve con assoluta efficacia l'incarico di comandante dell'unità navale d'altura, attuando un'encomiabile attività di monitoraggio dell'area marina prospiciente il poligono militare di Capo Teulada e assicurando lo sviluppo puntuale dello sgombero a mare in occasione di tutte le attività addestrative a fuoco svolte all'interno dell'area demaniale. In particolare, nel corso di un pattugliamento programmato, individuava nell'area permanentemente interdetta la bagnazione e dall'approdo un'imbarcazione in difficoltà con a bordo 8 clandestini, alcuni dei quali minorenni. Dopo aver bloccato l'imbarcazione ed aver fornito all'equipaggio stremato i primi soccorsi, attuando tutte le procedure di sicurezza e nonostante il forte vento di maestrale che rendeva oltremodo difficoltosa l'operazione, con assoluta perizia trainava al sicuro presso il porto di Teulada l'imbarcazione, consegnando i clandestini alle competenti autorità di polizia giudiziaria e fornendo a queste tutte le indicazioni utili all'individuazione dello scafista che veniva successivamente tratto in arresto. Onori ai gonfaloni dei comuni.
Thank you.
Il comando del primo reggimento corazzato ringrazia i gentili ospiti per la gradita partecipazione. La cerimonia è terminata. I comandanti, uscente e subentrante, invitano i gentili ospiti nel salone, ubicato di fronte alla tribuna, per un rinfresco. Thank you.